secondo me oggi è importante resistere, non diventare tutti uguali, rimanere unici, che è molto autentici. Difficile, autentici, sì. Bisogna resistere alle parole cattive, ai muri, ai momenti difficili. Credo che sia assolutamente essenziale resistere all'idea che si possa andare avanti, che si possa progredire, che si possa essere comunità, che ci si possa riconoscere reciprocamente senza che esista una solida cultura che abbia come base il riconoscimento della dignità dell'essere umano. Cosa vale la pena resistere oggi? Secondo me vale la pena resistere all'omologazione. In una società che ci vuole tutti uguali, tutti pensanti allo stesso modo, perlomeno anche poco pensanti, io credo che la più alta forma di resistenza che possiamo mettere in atto è quella di rivendicare il diritto di pensare con la propria testa, esercitare il proprio senso di critica, essere presenti alla propria vita, imparare ad essere presenti alla propria vita, perché secondo me è un percorso anche che, come dire, necessita tutta quanto una vita, però cercare di essere presenti, capire veramente in che direzione si vuole andare e vivere la vita all'altezza dei propri sogni.